troviamo ancora ad Arbus, come potete vedere alle mie spalle c'è il coltello più pesante del mondo che, pensate, arriva a pesare 295 kg, fatto in legno padauc e in acciaio. E adesso andiamo a conoscere proprio l'artigiano che ha creato questo coltello e ne ha creato anche tanti altri, Paolo Pugedu. Buongiorno Paolo. Ciao a tutti. Allora, iniziamo a raccontare quali sono le caratteristiche dell'arburesa, cioè del coltello della zona di Arbus. Ecco, il coltello che rappresenta un po' la zona dell'arburese e Arbus soprattutto, perché lo ha messo nel commercio quando ancora nessun altro lo ha messo. La sua caratteristica è questa, che è un coltello, questo panciuto è un coltello da caccia, quindi che usano i cacciatori per scuoiare, e il particolare è che il manico è monolitico, vedete? È un blocco di corno unico con una fresatura che serve per collocare poi la lama quando è chiuso il coltello. Mentre generalmente i coltelli sono divisi a metà. Certo, questo che rappresenta il coltello da scanno, quindi ricorda un po' la pattadese, ma sempre la sua caratteristica è che il pezzo è monolitico. Questa è la caratteristica non solo di Arbus ma di Gonus e dei paesi vicini ad Arbus, insomma. Quindi un po' più difficile anche da lavorare. Senti Paolo, tu qui hai ricreato una sorta di percorso del coltello nella storia, vero? Sì, ho avuto questa fortuna, diciamo, perché anche fortuna si tratta, ad avere un locale come questo, un locale, un pezzo vecchio del Settecento, e ho potuto fare questa esposizione, il Museo del Coltello. La fortuna anche di aver trovato dei pezzi, questo ad esempio è un pugnale al quale si è fatto il manico nuovo, però la lama è originale, in ossidiana. Come è originale questa punta di lancia in selce, trovata a Narcao, nella zona di Narcao. Mentre facendo un salto avanti nel tempo, da questa parte abbiamo i coltelli della metà del Settecento, dell'Ottocento. I coltelli, diciamo, rappresentano poi il mondo del lavoro. Questi, ad esempio, sono dei coltelli, in pratica è una macetta sarda che si chiama Gotte de Garro, che veniva messo a posto nella cassetta apposita che c'è il carro dei buoi con tutte le attrezzature. C'è questo coltello che serve esclusivamente per pulire le strade quando il carro o non passa perché è ostruito da frasche eccetera, e qui è molto importante perché ci sono tre pezzi, tre coltelli de garro di tre periodi diversi, del metà 1700, metà 1800, inizio 900. Senti Paolo, tu però realizzi anche dei coltelli tra virgolette artistici, quelli per i collezionisti. Beh, è ovvio, il mondo di oggi, il mercato impone a chi fa questo mestiere non solo i coltelli del lavoro ma anche quelli artistici. Se poi uno ha una vena artistica come quella che bene o male mi ritrovo io in 30 anni di lavoro, quindi sono arrivato anche a capire le linee armoniose artistiche che la gente chiede di più. Il più particolare è quello che ha il cinghiale, rappresenta il cinghiale. Beh sì, diciamo che io posso vantarmi di essere stato il primo a fare le sculture sui manici dei coltelli. Le ho fatte 25 anni fa, un po' all'inizio non erano tanto accettate perché non rappresentava certo l'artigianato sardo. Perché il coltello prima veniva visto solo come utensile da lavoro e basta, però piano piano diciamo è entrato e oggi sono contento perché un po' tutti fanno anche le sculture.